Allora, di nuovo, benvenuti a tutti, nel canale di Bassa Bollette. Oggi parleremo di, recupero crediti e ne parliamo con, l'avvocato collega, in associazione, l'avvocato Massimiliano, Belvedere, al quale prego di presentarsi molto brevemente chi sei, cosa fai, di cosa ti Sì, occupi in io prevalenza. sono un avvocato del Foro di Milano, pratico la professione nell'ambito civilistico, quindi mi occupo tra le varie tematiche di anche separazione e divorzi, ma anche recupero crediti, appunto, e dato il periodo sembra proprio un argomento di attualità quello di cui andremo a parlare, insomma, in questo collegamento. Altro che, altro che. E allora, Massimiliano, innanzitutto, recupero crediti. Magari noi che siamo del mestiere, capiamo immediatamente di che cosa si parla, ma vogliamo spiegare in due parole che cos'è il recupero crediti e quando è opportuno cominciare a interessarsene. Allora, certo, allora, per recupero crediti ovviamente intendiamo un'azione rivolta a cercare di ottenere quei soldi che qualcuno ci deve dare, detto in parole molto, molto semplici. In pratica, se noi abbiamo un qualsiasi tipo di credito che può derivare da qualunque tipologia di rapporto con una persona, possiamo trovarci nella posizione che se quella persona non ci paga, siamo costretti quindi a correre ai ripari e quindi recuperare forzatamente i soldi che ci devono essere restituiti sostanzialmente. Chiaro, chiaro. Ora, ovviamente, noi che siamo avvocati, ci interessiamo del recupero crediti, quando l'impellenza e l'urgenza, del cliente, di, rientrare nel possesso dei suoi soldi, di ottenere il pagamento di quanto dovuto, arriva a dei livelli di tensione, necessità e urgenza tali, che le classiche, come dire, i classici solleciti che tutti possiamo fare per ottenere il pagamento non hanno più nessun effetto. Quindi, se la normale convivenza civile, i rapporti quotidiani in essere tra creditore e debitore non si cominciano a rovinare, a deteriorare, allora a quel punto il creditore deve necessariamente pensare a degli strumenti più efficaci per poter Esatto. finalmente ottenere il pagamento di quanto dovuto. Ecco, quindi ovviamente già penso di aver lasciato intendere dove voglio andare a parlare, bisogna rivolgersi a un avvocato. Comunque bisogna fare delle azioni più incisive, azioni legali. Esatto. Ci vuoi parlare un attimo dell'aspetto legale del recupero crediti? Che cosa si può fare anche eventualmente da soli e che cosa invece si può fare con l'avvocato? Allora, come giustamente anticipato tu già nella tua presentazione di questa domanda, inizialmente già il futuro cliente dell'avvocato, diciamo il creditore, è buona norma che non lasci decorrere troppo tempo nel momento in cui deve recuperare delle somme e che si faccia già a vedere proiettato verso l'altra parte, verso il debitore, a sollecitare la restituzione delle somme, anche perché a volte poi se il tempo decorre c'è sempre la possibilità, è vero che parliamo di anni, non di mesi o di giorni, però c'è sempre la possibilità che il creditore di fronte a tante vicende, tante cose, possa far decorrere un lasso di tempo troppo lungo e quindi rischiare di prescrivere il credito, perché ricordiamoci bene che prima di tutto un'analisi che deve fare l'avvocato quando riceve un cliente che deve recuperare una somma è verificare che il proprio assistito non abbia fatto passare troppo tempo per il recupero della somma. Anche perché ci sono. Quindi il tempo in questo caso gioca a favore del debitore, della parte che deve pagare. Esatto. Se per dire il creditore, anche preso da mille faccende e da altri pensieri e altre situazioni, non si preoccupa però di ogni tanto sollecitare il proprio debitore, c'è il rischio che dimenticandosi di quel credito, si maturi il periodo di prescrizione e quindi
il creditore rischia di perdere totalmente la possibilità di recuperarlo. Tra l'altro i termini di prescrizione sono variabili anche a seconda della modalità di pagamento del credito, della somma. Ad esempio, la prescrizione normale ordinaria è di 10 anni, però ci sono somme di denaro che, ad esempio, pensiamo semplicemente alle bollette del telefono o della luce, che devono essere pagate con una periodicità inferiore all'anno, 2 mesi, bimestrali, mensili, eccetera. Benissimo, se la compagnia di turno che emette quelle fatture non si preoccupa di recuperare entro 5 anni le somme che eventualmente l'utente non paga, perde il diritto di recuperare quel credito, per esempio, perché in quel caso la prescrizione è solo di 5 anni, ma ci sono anche crediti che si prescrivono in 1 o 2 anni, quindi bisogna stare molto attenti al decorso del tempo. Perché dico che il creditore si deve preoccupare di ogni tanto comunicare al debitore che deve pagare quelle somme? Perché una volta che io invio una comunicazione dove faccio valere comunque il mio diritto di credito, la prescrizione si interrompe e quindi parte un nuovo periodo. Cioè vuol dire, se io devo recuperare 100 euro e mettiamo caso che la mia prescrizione si matura in un anno, benissimo, sono passati 6 mesi, io mando una lettera, che ci deve essere sempre la prova di ricezione di questa lettera, io mando una lettera per sollecitare quel pagamento, benissimo, con la ricezione della lettera da parte del debitore, quel periodo di prescrizione che stava già passando si blocca lì e ricomincia da capo. In questo modo il creditore potrebbe portare avanti all'infinito il proprio debitore, però deve arrivare un momento in cui il creditore deve decidersi di agire. Questa è una parte, diciamo, cosiddetta fuori da qualunque aula di tribunale, da qualunque aula giudiziaria, dove può essere direttamente il creditore a tu per tu col debitore a dialogare. Però molto spesso i debitori, tendenzialmente, o perché non hanno le disponibilità immediate o perché proprio si mettono in testa di non voler pagare, c'è il rischio che appunto non si riesca, diciamo amichevolmente, bonariamente, non si riesca a raggiungere nessun risultato. Allora a questo punto potrebbe... Ecco, scusa se ti interrompo, giusto un chiarimento, penso sia gradito a quanti ci ascoltano. La prescrizione quindi può essere interrotta, come dicevi, anche da una semplice lettera. Quindi il creditore è colui che deve avere il pagamento. Una lettera, la comunicazione comunque si mandi, adesso abbiamo anche l'uso della PEC, la comunicazione deve essere fatta in modo che abbia la prova della ricezione da parte del debitore, perché senza la prova, certo, se portiamo questo credito davanti al giudice, il giudice potrebbe comunque far valere la prescrizione laddove il debitore poi effettivamente... Quindi in soldoni una raccomandata per interrompere la prescrizione va bene, una raccomandata per va bene, ma una mail non va bene. Esatto, una mail non andrebbe bene perché non c'è la certezza, la legge specifica che la legge attuale, quella più recente, specifica che solo la PEC è l'unico strumento telematico che dà la certezza della ricezione da parte dell'altro soggetto, del destinatario. La mail è uno strumento di comunicazione ordinario che non dà nessuna certezza, nessuna certificazione di ricezione. Ok, perfetto. Anche una raccomandata semplice oppure anche una lettera semplice con un semplice francobollo non è valida a dimostrare che l'altra parte abbia ricevuto. Gli unici strumenti possibili possono essere, e vado in ordine di grado, la raccomandata R con la ricevuta di ritorno e la PEC, che sono equiparate, o addirittura anche una diffida ad adempiere notificata attraverso ufficiale giudiziario. È un mezzo un po' più complesso, un po' più costoso. Atto comunque che deve essere fatto tramite un avvocato, evidentemente. Esatto, perché la diffida, infatti dicevo, la diffida da dente è un mezzo diverso dalla semplice raccomandata R, è un po' più costoso perché uno, devi rivolgerti a un avvocato, due, devi pagare la marca da bollo per ogni copia che devi notificare,
sono 16 euro ogni copia. Quindi diciamo che è sicuramente un mezzo efficace perché va a raggiungere con un pubblico ufficiale il destinatario, ma è anche abbastanza costoso. Invece certo, la raccomandata certo. R, la PEC è totalmente gratuita perché alla fine ormai chiunque professionista o azienda ha una PEC e deve essere dotato per legge di un indirizzo di posta elettronica certificata. Benissimo. Andando oltre nelle fasi che l'utente, il creditore deve percorrere per poter entrare in possesso dei suoi soldi ed essere pagato, questa fase del mantenimento in vita del credito attraverso l'interruzione della prescrizione, esatto, attraverso le indicazioni, se neanche queste sortiscono effetto cosa deve fare il creditore? Il creditore deve valutare se avviare un'azione giudiziaria tramite un avvocato. Allora, non ci sono azioni di recupero crediti che l'utente può fare da solo, a meno che non debba recuperare un importo inferiore al vecchio milione di lire, quindi a 516 euro, perché è l'unico caso in cui eventualmente un soggetto può stare in giudizio da solo, l'unico in assoluto, altrimenti ha bisogno dell'assistenza tecnica di un legale. Quindi la persona, a seconda dell'importo che deve recuperare, deve valutare se rivolgersi a un legale oppure mettere in conto di passare a perdita il proprio credito. Esatto, ecco, questo aspetto, capire se conviene rivolgersi a un avvocato e procedere con l'azione di recupero crediti, oppure se la valutazione di questa azione è negativa, nel senso che il creditore ritiene di non poter entrare in possesso dei suoi soldi, di non poter essere pagato, come fa a svolgerla questa domanda? Come fa a rispondere a questa domanda? Conviene andare al recupero crediti oppure è meglio lasciare? Allora, sulla scelta giocano diversi fattori. Innanzitutto l'importo da recuperare, anche perché il creditore deve mettere in conto deve mettere in conto le spese a cui si troverà davanti. Quindi innanzitutto la spesa del legale che deve avviare la pratica, le spese di bolli e un contributo unificato, che sono tasse che si devono pagare per accedere al servizio giustizia, che normalmente, finché ovviamente non si vengono a recuperare in qualche modo, devono essere anticipate dal creditore. Ok? Sì. Poi è chiaro che sta un po' al buon senso sia dell'avvocato e anche del cliente capire se convenga o meno agire effettivamente. Sulla solvibilità, sulla capacità di pagamento da parte del cliente, questo è un altro fattore che è opportuno fare qualche indagine oppure no? Infatti un fattore essenziale per determinare la scelta se agire o meno è quello di riuscire a verificare anzitempo se il debitore è dotato di beni o di altri diritti che gli permettano di soddisfare il creditore. A volte una verifica preventiva non è sempre semplice da eseguire, però si può sempre fare, perché c'è sempre la possibilità di fare una visura camerale, per esempio, per vedere se questa persona è titolare di crediti, perché magari ha titoli partecipa a società dove possono essere pignorate anche azioni, quote, eccetera. Si può fare una visura catastale per verificare se è titolare di beni immobili. Si possono fare anche delle visure, per esempio al PRA, al Pubblico Registro Automobilistico, per verificare se è proprietario di auto, barche o comunque ogni bene che sia comunque registrato. E poi c'è sempre la possibilità di fare anche ulteriori verifiche, ad esempio
Però questa è una verifica che si può fare solo successivamente. L'articolo 492 bis del codice di procedura civile consente alla parte che abbia già provato di recuperare attraverso una prima fase, attraverso precetto nei confronti del debitore, di chiedere un'autorizzazione al presidente del tribunale competente attraverso l'Agenzia delle Entrate e ottenere quindi tutte le informazioni che possono riguardare tutti i conti correnti che questa persona può avere aperti, in modo tale da verificare se ha un lavoro, se ha dei conti correnti, perché le possibilità di recupero possono essere diverse, oltre ai beni mobili o immobili o beni mobili registrati. Noi possiamo anche recuperare i soldi attraverso crediti che ha questa persona, questo debitore nei confronti di altri soggetti, possiamo pignorare il quinto dello stipendio laddove abbia un lavoro come dipendente. Insomma, quindi per fare l'esempio, se il mio debitore è un lavoratore della Fiat, dico per dire, un operaio della Fiat, esatto. Io posso andare a chiedere il suo debito al suo datore di lavoro, quindi nell'esempio che abbiamo fatto alla Fiat, giusto? Esatto, praticamente partendo da un'azione mirata che di solito è un ricorso per ingiunzione di pagamento, cioè io chiedo a un giudice di darmi subito un provvedimento che mi permette già di avviare un'azione di recupero nei confronti del mio debitore. Una volta ottenuto questo provvedimento, il passaggio successivo è precettare, cioè intimare all'altra parte il pagamento con un atto che si chiama precetto, e se anche con questo sistema non si riesce a recuperare, allora a questo punto l'ulteriore passaggio è quello di fare proprio il pignoramento presso terzi. Se noi conosciamo il posto dove lavora il nostro debitore, appunto noi possiamo, attraverso tutti gli atti che ho elencato, decreto di ingiuntivo, precetto, pignoramento presso terzi, possiamo intimare al datore di lavoro del debitore di pagarci una quota mensile, trattenendola dal suo stipendio, fino a concorrenza della somma che noi dobbiamo recuperare in totale, oltre le spese, perché bisogna far presente che nel momento in cui noi otteniamo, il giudice dell'esecuzione libera le somme che noi abbiamo ingiunto, a quel punto il giudice calcola sopra queste somme anche tutte le spese. Ok, e cosa succede se il debitore si oppone alla nostra azione esecutiva? Quindi noi chiediamo dei soldi, abbiamo un contratto in base al quale abbiamo prestato dei servizi che non ci sono stati pagati, però il debitore dice: no, aspetta, io non ti devo pagare perché tu non mi hai fornito i servizi secondo quello che era stabilito nel contratto. Cosa succede in quei casi e quali complicazioni può dare? Questo ovviamente può capitare, a volte può capitare anche in modo molto strumentale, nel senso che molto spesso il debitore sa benissimo che deve pagare, riceve il decreto ingiuntivo che noi abbiamo ottenuto dal giudice e ha 40 giorni per opporsi, che solo per allungare il tempo del pagamento, perché il debitore sa di essere in torto, solo che non vuole pagare subito, non vuole pagare le spese o comunque vuole dilatare il tempo per trovare magari un accordo che gli permetta di pagare o meno o in modo più comodo. Allora fa l'opposizione in modo tale da non perdere quei 40 giorni che la legge gli permette per fare l'opposizione. Fatta l'opposizione si apre un giudizio vero e proprio, però. In questo caso che cosa succede? Che io creditore, che per ottenere il provvedimento iniziale da giudice devo solo presentare la mia fattura, il registro IVA e magari il contratto, la lettera di incarico, qui devo provare effettivamente contro il mio debitore che ho diritto a ricevere quei soldi, ok? Perché si apre proprio un giudizio vero e proprio, dove il giudice vuole che sia provato tutto,
E questo è il concetto. Chiaro, chiaro. Quindi il livello di prove da produrre, da presentare in giudizio diventa molto più complesso, articolato, mentre nella fase dell'esecuzione forzata basta anche, mi pare, una fattura per... Sì, la documentazione è molto, la documentazione molto più semplice, molto più scarna. Perfetto, sì, esatto. Perfetto. Ecco, per quanto riguarda i tempi, nel caso di opposizione i tempi si allungano rispetto alla fase esecutiva. Esatto, perché instaurandosi un giudizio vero e proprio, ovviamente bisogna sottostare alle tempistiche di quel giudizio. Quindi la questione si allunga molto di più. Certo, e di che tempi parliamo in generale, sia nella fase di pura esecuzione che nella fase di opposizione? Allora, se siamo davanti a un giudice di pace, bene o male con un giudizio di opposizione, un anno o due possono passare. Davanti a un tribunale, considerati anche eventuali rinvii, l'assunzione di eventuali mezzi di prova, eccetera, possiamo anche raddoppiare questo termine, quindi possiamo avere anche un giudizio che può durare anche 4 anni. Per la fase questo nel caso di opposizione, da 1 esatto. a 4 anni a seconda del grado, del tribunale, grado, diciamo. Esatto. E invece nel caso di esecuzione forzata pure semplice? Allora, nel caso di esecuzione forzata ovviamente i tempi variano a seconda, cioè se mettiamo che il debitore non si è opposto e quindi noi possiamo andare avanti con la procedura esecutiva. Noi abbiamo varie possibilità di azioni esecutive, perché abbiamo un'azione esecutiva mobiliare, quella immobiliare presso terzi. Ora, quella immobiliare forse è quella più complessa, più lunga e anche dispendiosa. E parto da questa perché appunto richiede, è molto più difficile da seguire, perché dobbiamo fare la verifica per capire se il soggetto è proprietario di beni. In che modo è proprietario? Perché non è detto che sia proprietario di un bene al 100%, ma potrebbe essere proprietario del bene al 50%, certo, nella migliore delle ipotesi, o anche in una porzione più ridotta. E quando noi facciamo una esecuzione immobiliare, noi dobbiamo andare a pignorare il 100% di quel bene, perché se parliamo di un appartamento, viene già naturale capire che l'appartamento non lo possiamo dividere. Dobbiamo venderlo tutto per poi dal ricavato ottenere quello che spetta a noi. Ok? Certo. Quindi bisogna frazionare, in sostanza bisogna venderlo perché bisogna frazionarlo in denaro quel bene. Certo. Okay? E quindi questo comporta che bisogna avviare un giudizio molto complesso, perché una volta introdotto il giudizio di esecuzione immobiliare, il giudice deve mettere in campo un consulente che va pagato dal creditore o dai creditori che intervengono nel giudizio di esecuzione, che è uno stimatore, di solito un geometra, un architetto, un ingegnere, che valuta il bene e fa il prezzo di vendita di quel bene. E poi ci sono tutte altre spese, eccetera, che riguardano proprio anche quelle società che devono provvedere alla vendita vera e propria, quindi all'incanto, poi deve essere nominato un custode, insomma, entrano in gioco tante figure all'interno di un giudizio di esecuzione immobiliare, che devono essere in qualche modo pagate. E poi c'è tutta la procedura di vendita che non si esaurisce in un momento solo, perché una volta che il bene viene messo in vendita può esserci una prima vendita che può andare a vuoto, perché magari il prezzo è troppo alto, viene disertata da tutti i creditori e quindi viene stabilita una seconda vendita con un prezzo ridotto e così via finché non si arriva al prezzo per il quale qualcuno intende fare un'offerta. E quello che dicevo, appunto, non mi dilungo oltre su questo tipo di procedura perché è veramente molto lunga. Evidentemente, comunque, tornando al discorso del tempo, può essere una procedura lunghissima. Esatto, è chiaro che è l'unica percorribile quando, ad esempio, il debitore, non ha altra
altra fonte di reddito. Ok, mettiamo caso che parliamo di una persona che ha perso il lavoro, non ha altre entrate. Certo, non ci sono alternative. E allora è l'unica cosa di cui è titolare è un bene immobile, e quindi si agisce su quello. Molto spesso qual è anche l'ulteriore difficoltà di un'azione esecutiva immobiliare? È che può darsi che il bene che noi decidiamo di aggredire, quindi di andare a vendere, è già gravato da che cosa? Da un'ipoteca, perché magari il debitore a suo tempo, quando l'ha acquistato, ha fatto un mutuo di tipo ipotecario, la banca aveva già quindi messo la propria ipoteca sul bene, e quindi se anche andiamo a vendere quel bene rischiamo che il prezzo è troppo basso, non copre tutto il credito della banca, quindi non copre di riflesso nemmeno il mio, e quindi tutti i soldi vanno alla banca e io non rischio di non prendere niente. Quindi ho avviato una procedura che si riduce soltanto in un'uscita monetaria per il creditore senza nessun risultato. Questo è il rischio che si può correre. È un rischio molto grave che veramente bisogna augurarsi di non abbracciare mai, perché specialmente su somme importanti il corredo di consulenti, oneri giudiziali, costi, tasse e oneri professionali può arrivare, immagino, a livelli veramente insostenibili. Importanti, abbastanza. Ecco, ma volendo dare un'idea anche misurato al valore della recuperazione. Certo, maggiore il valore del credito da recuperare, maggiore saranno i costi professionali e le tasse e gli oneri di diritto da considerare. Ma volendo dare un'idea di massima, che costi si può aspettare un creditore per recuperare il proprio credito? Magari facendo anche un esempio. Partendo da un credito di 2.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro. Su 2.000 euro, grosso modo, la spesa che si può avere è tra i 500 e 700 euro, escluse ovviamente le spese vive che si possono avere per questo tipo di procedure, che normalmente sono intorno ai 43 euro di contributo unificato, più 27 euro di marca da bollo da versare allo Stato, sostanzialmente. Ok, questo ovviamente nell'ipotesi di un credito modesto, quindi un 2.000 euro, ovviamente maggiore è la portata del credito. Se superiamo già i 5.000 euro, intanto cambiamo anche proprio grado di autorità giudiziaria, perché fino a 5.000 euro di importo da recuperare siamo davanti al giudice di pace. Oltre il giudice, oltre i 5.000 euro, ovviamente l'autorità giudiziaria da chiamare in causa, dove andare, diciamo, il giudice da cui andare è quello del tribunale, sostanzialmente. E ovviamente più si sale di livello, più scalano i costi. Salgono i costi i costi che il creditore deve affrontare per recuperare questi soldi. Quindi, perché aumenta la parcella dell'avvocato, aumentano i costi davanti al tribunale, aumentano il contributo unificato, la marca da bollo in realtà rimane standard, sempre 27 euro, però aumenta sicuramente il contributo unificato perché è proporzionato all'importo da recuperare. Benissimo. Va bene, Massimiliano, io credo che abbiamo detto tante cose interessanti che hanno analizzato con molta attenzione ed efficacia l'argomento così molto generale che ci eravamo dati, quello del recupero del credito, e quindi io, se non hai altre cose che vuoi aggiungere, comincerei a salutare quanti ci hanno seguito finora e poi vuoi spiegare dove ci possono raggiungere se i nostri utenti, se chi guarda questa registrazione, questa live, hanno bisogno di maggiori informazioni o chiederci qualche altra domanda su questi argomenti? Assolutamente, possono rivolgersi tranquillamente presso l'associazione Basta Bollette, al sito internet che si vede in sovraimpressione, e da cui tutti gli utenti potranno anche avere tutti i chiarimenti del caso.
E poi l'associazione farà da trade union anche con i colleghi sparsi per il territorio per anche approfondire meglio tutte le questioni di cui gli utenti hanno necessità. Benissimo. Massimiliano, io ti ringrazio ancora per il tempo che ci hai dedicato e ti auguro una bellissima giornata. Altrettanto a voi, grazie mille. Grazie. E infine ricordo a tutti di iscriversi cliccando sul tasto iscriviti del canale YouTube e cliccare sulla campanella per ricevere notizie e aggiornamenti sulle nostre prossime dirette nel momento in cui vengono avviate, e così non ve ne perderete neanche una. Ciao a tutti. Perfetto, grazie e arrivederci a tutti. E intanto invito chi è online e chi ci sta seguendo, se vuole, di fare delle domande nei commenti che sono sotto, nella parte sotto al video, e noi risponderemo in diretta a qualsiasi domanda chi ci guarda, l'ascoltatore, ci voglia rivolgere. Quindi approfitta di questo momento per farci toglierti ogni dubbio, e hai due avvocati pronti a rispondere a qualsiasi tua domanda, è gratis per giunta, quindi sono fortuna da cogliere al volo. Scrivi pure quello che ti va nei commenti, anche un saluto, ci fa piacere, e vedremo di accontentarti nelle tue richieste di chiarimenti e informazioni su questo argomento o anche su altri.